Buongiorno a tutti, benvenuti da parte di Promos Italia. Io sono Simona De Musso, vi ringrazio per esservi collegati all'appuntamento odierno nell'ambito dei nostri webinar che fanno parte del ciclo Export 45. Come alcuni di voi sanno, Export 45 è un ciclo di webinar con una durata più breve rispetto al classico webinar, quindi abbiamo a disposizione circa 45 minuti per un approfondimento su tematiche che man mano andiamo a selezionare. In questo caso oggi parleremo del mercato ASEAN e come è cambiato il comportamento del consumatore online a seguito della crisi Covid-19, perché chiaramente tante abitudini sono cambiate, così come in Italia anche sui mercati internazionali. Ma questo cosa vuol dire rispetto all'azienda che fa un e-commerce, l'azienda che tra i propri canali di vendita ha anche l'e-commerce e utilizza le piattaforme online? Ne parleremo oggi con dei nostri esperti, con Giacomo Marabiso, segretario generale della Camera di Commercio Italiana Singapore, che avete già conosciuto in un precedente webinar. E poi verrà introdotto un partner della Camera che vi illustrerà ulteriormente alcune specifiche, soprattutto legate anche a aspetti di logistica. Io a questo punto intanto chiedo ai nostri ospiti di attivare la propria webcam e il proprio microfono perché sono già collegati con noi. Eccoci, buongiorno. Nel frattempo che loro attivano la propria connessione, vi illustro gli appuntamenti da qua a fine anno. Questo calendario però ancora non è completo perché stiamo aggiungendo altri webinar. Come sapete, siamo molto attivi per quanto riguarda tutta la parte di informazione online perché è uno strumento preziosissimo in questo momento. Vi ho messo in evidenza l'appuntamento del 28 ottobre prossimo alle ore 10. Avremo un Open Day dedicato allo strumento DigiTexpert, che è un nostro strumento di consulenza online, ma nell'ambito di questo incontro avremo la possibilità di dialogare con uno dei nostri esperti che vi darà un panorama generale di quello che è l'offerta, diciamo, di quello che è il mondo online, di come è possibile poi mettere a punto una strategia di export digitale. Ecco, questa è giusto una slide rapidissima di questo nuovo servizio che poi comunque vi manderemo con la mail a seguito del webinar. Quindi a questo punto io passo la parola a Giacomo Maraviso, che ringrazio tantissimo per la partecipazione. Adesso ti do la possibilità di condividere lo schermo, se nel frattempo vuoi salutare il nostro pubblico e iniziare a intervenire, lo puoi fare. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Promos, l'autoressa De Musso per l'organizzazione del webinar e anche i nostri partner, partner tecnico-strategico per il progetto che stiamo facendo sul settore e-commerce, Business Engineering Asia, in particolare Mr. Sudev che è qui oggi con noi e che presenterà dopo di me. Vado anche brevemente ad attivare la presentazione, credo che ora dovreste vederla tutti quanti. Sì, confermo. Aspetta, no, adesso vediamo uno schermo Vedo nero, però io, ecco, ok. adesso vediamo tutti. Perfetto. Ok, allora, brevemente, giusto per presentarvi la nostra Camera di Commercio. La Camera di Commercio è stata fondata a Singapore negli anni 90, riconosciuta dal governo italiano nel 2003. Attualmente abbiamo poco più di 200 associati, 6 persone di staff e un fatturato di circa 900 mila euro, di cui il 60% sono servizi di sviluppo commerciale, quindi aiutiamo le aziende italiane a sviluppare, diciamo, a svilupparsi in questi mercati, non solo su Singapore, ma in realtà siamo attivi anche nei mercati limitrofi, principalmente in Indonesia e in Birmania, dove ovviamente collaboriamo con le Italian Business Association, che in alcuni casi hanno visto anche proprio il nostro impegno fin dall'inizio proprio a creare letteralmente sul posto, ad aiutare l'imprenditoria italiana a creare localmente le Business Association.
Quindi offriamo tutta una serie di servizi, diciamo, di consulenza legati appunto allo sviluppo commerciale in questi paesi, a individuare il partner, il distributore, a fare la joint venture, attivare la propria sede. Ovviamente Singapore, come sempre già detto anche in passato, svolge nella regione il ruolo di hub. Quindi è stato il primo paese dell'area ASEAN a svilupparsi facilmente anche grazie ad una forte, diciamo, visione del governo locale che ha voluto attrarre molti investimenti esteri nel paese, creando ovviamente un ecosistema che poteva o che permetteva, meglio ancora, alle aziende straniere di insediarsi nel paese e poi da qui sviluppare tutta la regione. Singapore di per sé è una città-stato, quindi i numeri che ha sono relativamente bassi rispetto ai giganti che abbiamo attorno, penso per esempio all'Indonesia che conta oltre 260 milioni di abitanti, piuttosto che la Thailandia o il Vietnam o le Filippine, però comunque rimane il punto centrale da dove partire, da dove sviluppare quindi diciamo, la propria azienda, il proprio business nel sud-est asiatico. Relativamente al settore dell'e-commerce, al di là del Covid, già pre-Covid, già da alcuni anni, era un settore molto sviluppato che continuava ad avere numeri importanti nel sud-est asiatico. Anche in questo caso Singapore poi è uno dei paesi sicuramente più importanti per lo sviluppo dell'e-commerce, ma non è l'unico. Infatti anche in Indonesia, per esempio, abbiamo avuto diversi casi di aziende, di start-up che sono diventate degli unicorni, quindi che sono riuscite ad attrarre diversi investimenti e quindi a continuare a crescere e a diventare poi leader regionali. Primo tra tutti, per esempio, Gojek, ma possiamo pensare invece a Gojek che si è espanso poi in diversi paesi e che è un equivalente, diciamo, del più conosciuto Uber, perché è partito dalla parte relativa al taxi ed è arrivato poi al delivery e quindi a diversi servizi, delivery a casa e altri servizi per il cliente. E poi abbiamo ovviamente le pure piattaforme di e-commerce e marketplace. Perché il settore dell'internet economy è molto forte, molto sviluppato nel sud-est asiatico, abbiamo, diciamo, una serie di fattori che fanno sì che questo settore si sia sviluppato molto. Innanzitutto, una popolazione molto propensa all'utilizzo dello smartphone. Infatti, secondo alcuni studi fatti da Google, Bain & Co. e Temasek, negli anni passati, diciamo fino alla situazione pre-Covid, quindi poi probabilmente è aumentato, l'utilizzo nel 2018 l'utilizzo dello smartphone era di 3,9 ore al giorno nel Southeast Asia, mentre in altre aree del mondo, come gli Stati Uniti o il Giappone, era di 2 ore, 2 ore qualcosa. Quindi comunque già, diciamo, una forte propensione all'utilizzo dello smartphone che sicuramente poi aiuta tutto quello che riguarda l'internet economy. E in più delle proiezioni che prevedono che la spesa di internet economy per cittadino aumenterà nel sud-est asiatico e arriverà nel 2025 ad essere di circa 390 dollari americani a persona contro i 125 del 2018. Quindi comunque una forte propensione alla spesa online. Di questo, e questo qui è un dato importante che poi riprenderò per parlare anche della strategia di marketing che può avere un'azienda in questi paesi, il 90% degli utenti si collega attraverso smartphone. E quindi da qui nasce tutta una strategia di marketing che deve essere proprio legata quindi al concetto che il mio cliente riceve le informazioni sul mio prodotto più attraverso un cellulare che attraverso un computer. Oltre a questo, da considerare che entro il 2025 il totale dei clienti o potenziali clienti dell'internet economy in questa parte del mondo saranno oltre 300 milioni. Questo vi fa ancora una volta capire come questi volumi di, diciamo, di possibili clienti continuano ad aumentare, seguiti poi anche da un aumento o un miglioramento costante dello stile di vita in questi paesi e anche ad un aumento di quella che è la classe media, cioè ogni anno
non a Singapore ovviamente perché ormai è un paese fin troppo sviluppato, ma nei paesi attorno ogni anno aumenta la fascia di popolazione della classe media e quindi aumentano i consumi, aumentano le richieste di determinati tipi di prodotto e ovviamente questo aiuta poi diciamo, le aziende italiane, le aziende straniere, quindi anche ad affacciarsi al mercato dell'internet economy, avendo quindi un bacino di utenza che continua a crescere. Continua a crescere in tutti i paesi, ovviamente ha dei picchi molto più alti in alcuni paesi e in questo l'Indonesia, diciamo, è il treno principale. Perché abbiamo uno sviluppo così forte dell'Indonesia rispetto agli altri mercati? Prima di tutto perché la popolazione, come dicevo prima, è di 260 milioni di abitanti. Secondo, perché continuiamo ad avere un'espansione delle aree metropolitane, soprattutto di Giacarta, ma anche in realtà di Surabaya e Bandung, e poi un forte sviluppo di altre zone rurali. La stessa Bali continua ad avere uno sviluppo abbastanza forte, ovviamente adesso ha un impatto relativo, diciamo, a tutto il business legato al turismo causa Covid, però anche Lombok, che è l'altra grande isola dove sta puntando molto il governo indonesiano, continua comunque a svilupparsi e altre zone, diciamo, dell'arcipelago indonesiano continuano ad avere una crescita abbastanza importante. Questo fa sì che si allarga il bacino di utenza, si allarga il numero di clienti, ma anche aumentano i servizi, perché uno dei limiti forti dell'e-commerce è ovviamente quello della logistica e l'altro invece è quello lì del sistema di pagamento. Quindi in queste città o nelle aree diciamo più rurali dell'Indonesia, ma in generale del sud-est asiatico, si aveva un forte problema dovuto al delivery perché era effettivamente difficile raggiungere determinate aree e poi l'altro problema che era l'accesso a diciamo sistemi di pagamento online. Sicuramente il delivery sta avendo un forte sviluppo grazie anche a delle aziende che appunto riescono ad arrivare veramente in qualsiasi parte o quasi di questi territori. Dall'altro, se a Singapore avevamo una fortissima penetrazione dell'utilizzo della carta di credito, non l'avevamo in questi paesi, però carte di credito prepagate o altri sistemi di pagamento hanno permesso anche in questo caso lo sviluppo e continuano a permettere lo sviluppo più forte di tutto quello che riguarda l'internet economy. Considerate poi che ad oggi, secondo lo studio fatto, il rapporto di spesa tra l'area metropolitana, un cittadino dell'area metropolitana del sud-est asiatico e un cittadino di un'area rurale è più o meno 5 a 1. Quindi arrivando a sviluppare altre aree di questa regione e arrivando poi anche a raggiungere in modo più efficace, più efficiente, altre zone, altre piccole città, diciamo città di seconda e di terza linea nei vari paesi dell'ASEAN, questo permetterà ancora di più un'espansione e una crescita dell'internet economy. Qui riporto alcuni dati, per esempio, di com'era l'atteggiamento del cliente singaporiano e quindi anche cosa andava a scegliere online pre-Covid. Questo è uno studio fatto da We Are Social e come potete vedere erano forti gli acquisti nel settore, per esempio, dell'abbigliamento, erano comunque abbastanza importanti gli acquisti nel settore del food and beverage. E poi ovviamente avevamo altri prodotti che comunque a livello di internet, di e-commerce sono sempre andati bene, come per esempio tutta la parte relativa all'elettronica. Come dicevo, durante il periodo soprattutto di lockdown, ma anche nelle fasi successive, qui poi su Singapore in particolare, adesso siamo in una fase diciamo abbastanza buona, nel senso che viaggiamo tra i 0 e i 2-3 casi al giorno in città, quindi comunque siamo in una fase Covid, diciamo, molto buona rispetto soprattutto alle ondate adesso che stanno arrivando sull'Europa, su altre zone del mondo. Però, diciamo, l'influenza che ha avuto il cliente online durante la fase lockdown e la fase 2 continua ad andare avanti anche in questa nuova fase. Cosa è successo? Un po' come dappertutto, ovviamente, stando
stando a casa abbiamo dovuto tutti modificare un po' il nostro stile di vita e quindi anche i nostri acquisti. Quello che è stato registrato su Singapore e sul sud-est asiatico è stato un aumento forte, vedete, oltre il 45% di acquisti nel settore agroalimentare, però un altro aspetto molto importante, l'84% delle persone ha provato almeno una nuova app. Ovviamente vi è un'attenzione più forte alla spesa, che comporta quindi anche una scelta di dove diciamo, indirizzare la mia spesa, anche rispetto a quelle che erano le mie abitudini pre-Covid. Inoltre, tantissime persone hanno notato che lavorando da casa hanno potuto mantenere uno stile di vita migliore, più sano e anche recuperare diciamo, più tempo da dedicare poi alle proprie passioni e quindi al tempo libero. E il 70% di queste persone ha dichiarato che anche quando ritorneremo in una, diciamo, situazione normale, continueranno comunque a voler quantomeno tenere una parte del loro lavoro, diciamo, da casa, da remoto. Quindi il 30% delle persone nel sud-est asiatico ha iniziato ad acquistare più prodotti online. Il 47% ha ridotto la spesa offline, ma soprattutto poi nella fascia di età dove diciamo c'è anche un potenziale di spesa più alto, quindi 45-54 anni, il 78% delle persone ha provato una nuova app. Quindi tutto questo vi fa capire come ci sia stato un trend non solo dei giovani, ma anche di persone diciamo meno giovani appunto ad acquistare più online, a provare nuove app, quindi ad affacciarsi maggiormente a tutto il mondo dell'internet economy. In più, oltre l'80% in realtà degli intervistati ha dichiarato che anche dopo la fase Covid continuerà a fare acquisti agroalimentari online, sia per i prodotti freschi, sia per i prodotti confezionati. È aumentata anche la spesa sui prodotti di arredamento online e ovviamente tutta la parte di cosmetica, che già però in realtà nel mondo online era già molto sviluppata nel sud-est asiatico. Ovviamente sono scese di molto invece le spese relative ai prodotti elettronici, ma soprattutto all'abbigliamento. Non solo perché magari è più difficile acquistarlo online, perché ovviamente in città come quella del sud-est asiatico, dove la presenza di shopping mall è molto alta, già c'era comunque un trend abbastanza buono di continuare a fare shopping, ma anche perché lavorando da casa, non avendo più eventi, un po' come in tutto il mondo, ovviamente anche la spesa dell'abbigliamento ha subito una riduzione. In più vi è una più diciamo, attenzione del value for money, quindi il cliente cerca anche di capire dove può risparmiare. Proprio perché probabilmente, come abbiamo visto due slide prima, vi è un'attenzione più forte ad uno stile di vita sano e magari anche ad una concentrazione più verso alcune passioni che magari prima, anche semplicemente per il commuting giornaliero, non potevano svolgere perché tra lavoro e spostamenti magari non avevano più il tempo e quindi vi è, diciamo, uno spostamento di spesa verso altri prodotti o passioni o altro e quindi questo comporta che poi il consumatore asiatico sia più attento anche quando fa la spesa e più propenso, magari non tutti, però una parte, un 40%, a provare anche brand alternativi dello stesso prodotto proprio perché questo gli potrebbe permettere di risparmiare qualcosa. Sono molto più fedeli invece i consumatori per quanto riguarda il prodotto alcolico, quindi vino, birra o spirit, solo il 20% in quel caso ha provato altre etichette, è disposto a cambiare marchi, etichette, fornitori, piuttosto che appunto in altri prodotti come la cosmetica, dove addirittura il 40% è disposto a, diciamo, a cambiare o a provare altri prodotti, magari proprio per una questione di value for money. Quindi vi sono dei trend abbastanza forti di cambiamento. Quello che è avvenuto, per quanto, come dicevamo, ci sia un 40% di popolazione che è disposta a provare nuovi prodotti, comunque c'è stato un consolidamento anche dei brand forti già esistenti, diciamo delle multinazionali, dei fast moving goods, perché? Perché
in un momento di lockdown erano forse gli unici o quasi ad avere la possibilità di comunque provvedere a mantenere gli stock di prodotto abbastanza alto. E quindi ecco che magari brand più piccoli nella fase di piena crisi e di lockdown generale, quindi anche di riduzione dei trasporti e della logistica, non sono riusciti più ad arrivare in certi mercati, mentre i grossi produttori internazionali che magari avevano produzioni anche qui nella regione sono riusciti a continuare in qualche modo a servire i loro clienti e quindi per quanto ci sia una forte percentuale di clientela disposta a provare nuovi prodotti anche per un discorso appunto di risparmio, dall'altra parte le aziende con presenza internazionale importante hanno potuto comunque consolidare la loro presenza in quanto erano le uniche in grado di confermare gli stock anche nei momenti, diciamo, di crisi più forte. Noi come Camera di Commercio cosa abbiamo fatto in questi mesi anche in collaborazione con Promos, abbiamo sviluppato un servizio per andare online sulle piattaforme e-commerce su Singapore e quindi cosa facciamo? Seguiamo l'azienda in tutte le fasi del progetto, dalla spedizione dall'Italia a Singapore, sdoganamento, gestione della warehouse in collaborazione con Business Engineering Asia, compilazione di tutti i documenti per andare online, gestione, creazione e gestione delle pagine online, arriviamo fino ovviamente all'interazione col cliente e alla consegna della merce a casa del cliente singaporiano. Attualmente siamo presenti in quattro piattaforme, quindi Lazada, Redmart, che fanno comunque parte della stessa famiglia, Shopee e Fairprice è la più importante catena di supermercati di Singapore, che ovviamente anche loro adesso stanno spingendo molto nella parte di e-commerce. Il nostro progetto si chiama Italian Gallery. Non è solo agroalimentare, ma è anche prodotti d'arredamento, in realtà da poco anche prodotti di abbigliamento e stiamo lavorando anche su un progetto specifico per quanto riguarda la cosmetica. Questo è un esempio della nostra pagina su Lazada. Questo invece è una parte ovviamente dell'assortimento dei prodotti che abbiamo su Shopee. Come vi dicevo, siamo presenti anche all'interno di Fairprice, tutte le aziende che vedete, quindi sono arrivati a Singapore grazie a questo progetto e attualmente vendono su Singapore attraverso questo progetto. Questo appunto è Redmart, questo è un esempio di una delle aziende che è un'azienda di vino. E come dicevo, abbiamo scelto quelli che sono tra i partner più importanti, perché appunto Lazada è leader su Singapore, Shopee è comunque il terzo. Questo non riporta ancora a Fairprice perché appunto è ancora, diciamo, in fase di sviluppo più che altro, però è comunque un'altra delle piattaforme che sta scalando molto e più adesso siamo in contatto con altre due piattaforme che hanno visto il nostro progetto, hanno visto l'Italian Gallery e vorrebbero quindi svilupparla, o meglio, prendere il nostro progetto anche per le loro piattaforme. Direi che visto il tempo limitato, io per ora mi fermo qui. E passo quindi la parola a Mr. Sudev di Business Engineering Asia, che è il nostro partner per il progetto e-commerce Italian Gallery che stiamo appunto portando avanti da diversi mesi. Bene, ti ringrazio Giacomo. Welcome, good morning, Mr. Sudev. Thank Hi, you, good morning. Jenjaya. Good morning. Okay, now you can share your screen, Mr. Sudev. Okay. Okay, thank you. All right. Okay. Good morning, everybody. Let me just get this out of the way. Okay. Oops. Looks like, just give me a minute. Okay. Thank you very much. For hosting this, and Giacomo, thank you very much for introducing us. As Giacomo has already mentioned, we are partners with ICCS, and basically, I think I don't really speak Italian, but I can see from what Giacomo has shared, he's got quite a lot of the information that I have also put together. So what I want to do is focus on the idea of what has actually happened
just prior to COVID-19 and what has happened since now. He's given you some very good statistics already about Singapore and the region. Just to keep very good thought process in our head that the median age in this part of the world, with ASEAN being one of the largest economies, and the idea that you have one of the youngest population sizes here. Now, this is very significant because the young are the ones who are really driving this e-commerce platform. And this is something that we have been focused on for quite some time. Now, again, I think I won't go too much into details of the population. I think Giacomo has done a very good job on that as well. The very important thing in this particular slide that I want to highlight is the fact that our composition of males and females are quite balanced. Now, that's very significant when you talk about the kind of products that you want to introduce into this part of the world, as in like in Singapore, the spending power is there. The just prior to the lockdown, just prior to the COVID pandemic, there was a very strong surge in buying and trying out new. A lot of adventurous buys were coming into play. Now, the COVID has sort of like reduced that buying, that what I call mystery buying or just buying to try out. But I think that is something that is very significant with this age group that I had pointed out earlier on. They are a bit more adventurous, and I think that is going to be a significant point. If you look at this component of the slide, the Generation X, if you look at the five types of generations that's buying, what you see in Singapore right now that is very strong in the spending component is this Generation X. We are talking about people who are in the age group of 40 and above. Okay, and these are the people with very strong spending power. And a very significant idea here is that they are one of the strongest drivers in trying new products. They have very strong mindsets and thought processes, and they're very strong to loyalty of brands. And this is something that we think should be tapped on for the future. Okay. Now, again, I think quite a fair bit of information has already been shared. If you take a look at the bottom half of the graph, you will see that there's a lot of development in terms of building the e-commerce platform. Now, very significant point to remember is that while early on Giacomo showed you some graphs with regards to the buying capacity on e-commerce platforms in the Southeast Asia region, you'll notice that Singapore doesn't really have a very strong, as compared to, let's say, in Indonesia, because of its sheer size, buying capacity in terms of percentages. But what is very significant to take note of is all the big players like Alibaba, Tencent, and Amazon, they're all in Singapore, and they're using Singapore as the platform for the region. And you can see from this range of activities here that the e-commerce promotion, the platforms in which using e-commerce to push sales, to bring brand awareness, to allow new brands to come out and test out, is very, very significant, and it's something that we definitely want to try and capitalize on. Now, again, just prior to the COVID-19, what you see is there is a shift. A lot of people are actually starting to use the e-commerce platforms more. You have a very strong demand for variety. This is something quite significant that's very important, because the convenience of buying from home, a lot of the region's requirement to buy e-commerce or to go into the e-commerce is mostly because of the countries are big, and maybe traveling to the supermarket or traveling to your malls is a little bit tricky. Sometimes with traffic and all this kind of stuff, it's quite horrendous, the traffic in some parts of the world here. But in Singapore, barring traffic problems and all that, I think the biggest thing is that we are now looking at new products, getting new variations. We are interested in getting a new variation. So looking at price points, things like that have come into play. Now, what is really interesting is while before the COVID, the pattern for growth in the e-commerce platform was already on a rise. And I think more than anything else,
the COVID situation basically accelerated the whole process. So the desire has now moved into a portion of desire plus need, and the requirement is now to focus on e-commerce, right? So if you look at some of the key things that the e-commerce market has created, some of the concerns, there is a huge concern in this part of the world on these macroeconomic factors like rising costs, labor crunch, tightening of foreign workers' presence in the country. Now, what is all of this translating to? It is translating to price issues, concerns over price. It is translating into selection. I will share with you a slide later, which will give you some idea of how selection processes have changed. Convenience is also another factor in which, not just the convenience factor, but the safety factor, okay? Because you want to avoid going into the crowd, so you want to take the e-commerce platform because it minimizes the risk of you going out, and that is something that has become very significant. So that is a very strong push to give a thought process to everyone to consider using the e-commerce platform, if not for anything else, to convince or to introduce your brands, to bring your brands up onto the market, to create that awareness, and to allow people to try out in a much more safer environment. And the key thing that you need to keep in mind is that the visual packaging, the components of factors like making sure that your products meet the correct packing requirements, it's safe. If there's an issue with either a faulty product or a return, how is the service going to be supported? It's very critical that you have a very good partner in the local context who is able to represent you correctly with all the safety protocols in place. Now, if you take a look at, again, you know, these are all some statistics that goes in line with what Giacomo showed earlier on. What is really interesting, if you take a look at the reaction to the COVID, you realize very quickly that a lot of changes have moved from because of the concern of safety. So a lot of people will think about things like, do I need to go out? Can I buy things that will last a little bit longer? There's a lot more, what do you call, downtime in between your Zoom meetings or your work, because everybody's got to work from home. A lot more people have to work from home. So there's a lot more leisure time to fill up. So there's a lot more of things like games, online games are getting into play. There's more people playing games. There's more, software and applications, and a lot of electronic related software and electronic products to help kill time, to help families bond together. There's also a lot of concern about health. So that translates in the grocery part of the food. It translates to more natural, organic, more wellness-related products. If you have products that are in this range, it's a very good time to actually promote them. So if you look at the impact of COVID, one of the biggest things is it's all about what happens outside of the home. Activities have dropped tremendously. If you can see in the stats and figures that I give you, that I have here, you basically have a lot more situations of brick and mortar stores. I'm talking about the shopping malls, I'm talking about the supermarkets, I'm talking about outdoor activities like, you know, going to the cinemas or going to the cafes. All of these have dropped significantly less. Now, the effect of that drop significantly less is a new breed of doing things more DIY, doing things at home. So if you take a look at this bottom slide here, look at some of the things that have started to pick up in terms of sales. You talk about taking care of your family. So you're talking about antiseptics. You're talking about things that will keep you safe, sanitizers, things like that. Then you're talking about things that are in what I call longer shelf life products. So if you've got products that have got longer shelf lives, are able to have long shelf lives, that's very important. That is something that is picking up on the markets right now and the e-commerce markets. Obviously, you want to take care of your health. So any products that is talking about keeping your place sanitized, keeping your health in check, helping you with
health related aspects in terms of wellness. You're talking about medical supplements or multivitamin supplements. You're talking about healthy organic food. You're talking about foods with no GMOs. You're talking about packaging that promotes a more healthier version of a popular food product. All these are going to be very, very strong. Now, if you look at the other end, people are taking, people are bothering, not say they're not bothering about the way they look, but they are actually reducing. They don't have to, you know, look their absolute best because they're not going out that much. So there's a lot of push in fashion to move towards comfort. You're talking about beauty products and cosmetics that is more natural, something that allows them to not go through so many steps. If you can take a look at stuff like that, you realize that things are moving in the direction where you just make it simpler, you just make it easier. And you know, certain products tend to have this luxury feel to it. So some things that are considered as luxury are cut down. You reduce, you want to try and save your money for longer. You're not sure. Some people, many people think that the COVID will last for maybe 4 to 6 months, but already we know that that is actually something that is going to be longer. The question of how much longer is always on everybody's mind. So the idea here is I want to save. I want to make sure that I got products that are help me, will take care of my needs, take care of my family. I want to make sure that I take products that will allow me to continue my work, continue my leisure, continue my space, continue to work in the space that I have. And you're looking at things like, you know, even things like DIY stuff, because a lot of people now have a bit more freer time at home. Things like DIY furniture, doing household works, beautifying your home or upgrading your home in stages. All of this become very important activities to be done within the home to manage their time. So if you look at what is the future in terms of products, in terms of products to focus on, in terms of areas where we see an opportunity for growth, if you look at personal care products, we definitely see a lot of movement in this area. Everybody wants to try and beat this COVID, want to make sure that this COVID doesn't affect them. Your home care products, basically anything that will help you manage yourself at home, that extra presence, that extra amount of time that you actually spend at home becomes very important. Health and wellness is one very interesting and very dynamic area right now. A lot of people are moving into doing more work at home. So the stress factor tends to come into play, and people want to try and they don't want to spend too much time binge eating. They want to make sure that they stay as healthy as possible. So there's a lot of that happening. FMCG channels, FMCG products are becoming more and more important. The e-commerce channel, so we are always recommending to our clients, put a lot more effort in your e-commerce platform, marketing and things along those lines. Your drinks and all that, Singapore is going to be looking at introducing the sugar tax very soon. So healthy drinks, healthy alternatives, you know, bottled waters, all these kind of things definitely has got an opportunity to increase in their platforms as well. And one very important thing to take note of, the purchase of frozen goods, instant foods, ready to pack, ready to prepare or ready to eat meals. These are areas that we see potential for huge significance. So if you have products that are in this range, you definitely are going to do well. I think one of the other things that you want to take into consideration is also, as much as people are looking to protect themselves, their family, their children, and all this kind of stuff, pet in the pet industry is also, we see a significant push and growth potential. In the non-FMCG product range, I think if you look at DIY, you look at furnishing, you look at electronics, these are areas we believe has got a significant potential as well. And let's see. That is it. I hope that gives you all an idea of what are some of the main areas you can focus on. All right. Over to you,
Simona. Yes, okay, thank you, Ms. Sudev. Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? Thank you, Mr. Sudev. No, direi più o meno, diciamo, è stato toccato tutto. Una cosa, ecco, importante sulle nuove opportunità, già Mr. Sudev ha detto, diciamo, abbastanza anche sui nuovi, diciamo, sui nuovi settori, o meglio sulle nuove categorie di prodotto. Quello che è importante è soprattutto la parte di strategia di marketing. Come dicevo prima, e come avete visto dai dati, il 90% in realtà utilizza smartphone. Questo significa quindi settare la comunicazione in un modo che sia, diciamo, molto forte ed efficace in pochissimo tempo, no? Perché alla fine uno fa scroll down, sparisce l'immagine, fine. Ed è molto molto importante anche avere una comunicazione forte a livello di social. Noi, per esempio, per il nostro progetto abbiamo creato sia la pagina Facebook, ma soprattutto poi la pagina Instagram, che viene utilizzata molto appunto per promuovere le aziende presenti, ma poi anche utilizziamo direttamente WhatsApp, quindi ha tantissimi contatti dei nostri database, via la promozione anche attraverso WhatsApp, quel link di dove andare a reperire i prodotti, su quali piattaforme. In più, per alcuni prodotti, perché c'è comunque, soprattutto su Singapore, visto anche la forte capacità di spesa, che dovete considerare che il reddito medio di Singapore è tra i primi 5 redditi al mondo, oltre $60,000 americani, e quindi comunque vi è anche una capacità di spesa, magari una volontà di provare qualche prodotto nuovo, e quindi per questo con alcune aziende che sono presenti all'interno del nostro progetto ora facciamo anche proprio dei veri webinar. Mi ho fatto qualche giorno fa un webinar sul vino biodinamico, ne faremo un altro a breve sull'olio d'oliva, proprio per, diciamo, comunicare meglio la tipologia di prodotto, perché dovresti prendere un prodotto piuttosto che un altro, e quindi è una comunicazione che va molto più diretta quindi al cliente, ma appunto deve essere una comunicazione efficace in pochissimo tempo, perché la connessione via smartphone ovviamente ti dà pochissimo tempo per comunicare il tuo messaggio. In più, secondo gli studi fatti, un possibile cliente singaporiano in genere, prima di fare un acquisto, consulta 4 piattaforme, ed è questo il motivo per cui noi abbiamo voluto essere con i nostri prodotti su più canali e non, per esempio, anche creare noi una nostra piattaforma, perché è impossibile pensare di competere o di avere la visibilità che hai all'interno di una piattaforma già esistente come può essere Redmart piuttosto che Shopee, che solo su Singapore fanno oltre 3 milioni di connessioni al mese, per quanto ovviamente alcune di queste connessioni siano le stesse persone che si connettono più volte, però comunque a 3 milioni di connessioni al mese non lo potrai mai avere se te da niente ti costruisci il tuo marketplace online su Singapore. E quindi per questo abbiamo voluto essere all'interno dei marketplace più forti su Singapore a livello regionale, e ovviamente studiare una comunicazione che vada proprio a colpire la clientela prevalentemente locale con un messaggio chiaro, corto e che sia efficace. Bene, ti ringrazio Giacomo. Ti ho segnato un paio di domande da parte del nostro pubblico. Sì. Confermami se riesci a visualizzarle bene. Sono un po' articolate. Ok, allora le leggo così magari. Sì, in riferimento alle piattaforme locali, ce ne sono anche di settoriali oppure solo multisettoriali? Qual è il livello qualitativo dei prodotti? Nessuna piattaforma dedicata a prodotti di lusso? Qualcuno con approcci misti social per e-commerce? Allora, ci sono diverse tipologie di piattaforme. Per esempio, una che vi abbiamo fatto, che vi ho fatto vedere prima, che è Redmart, è solo agroalimentare. Lazada è invece che è un ombrello anche su Redmart, però poi ha diverse tipologie di prodotto, quindi appunto noi lì dentro siamo sia con l'arredamento sia anche con l'abbigliamento, a breve saremo anche con l'abbigliamento sportivo. Per quanto riguarda i prodotti di lusso, ci sono delle altre piattaforme con cui noi già lavoriamo e che lavoravamo già anche negli anni passati, soprattutto per la parte di pelletteria. Quello che ci hanno segnalato per esempio adesso è il loro interesse soprattutto nella parte di prodotti di pelletteria. E quindi sì, ci sono anche delle piattaforme sia settoriali sia magari di un livello
un prezzo molto più alto, dove sono già presenti anche brand più famosi, diciamo. Quello che noi non facciamo e non seguiamo invece sono le piattaforme per il B2B. Quindi tutte queste piattaforme di cui abbiamo parlato è tutto comunque diretto B2C. Però all'interno del progetto che noi svolgiamo c'è anche la parte di ricerca distributore, quindi durante la fase di promozione di vendita online il nostro ufficio lavora nel frattempo anche per presentare l'azienda a distributori locali che magari sono interessati a prendere in carico l'azienda nel futuro, a distribuirla sia attraverso i canali B2C e quindi attraverso l'e-commerce o retail shop, sia però anche per alcuni prodotti attraverso il canale B2B, che per esempio l'agroalimentare, quindi vuol dire alla fine food service. Bene, grazie. C'è un'altra domanda. Allora, quanto conta oggi l'e-commerce sulla strategia di internazionalizzazione? Un secondo, riesco a leggere tutta. Nel mercato Asia è più importante lo spazio retail? Attualmente direi, ovviamente, in questo momento direi proprio di sì. E però lo vedrei anche per il futuro. Poi è ovvio che dobbiamo capire di quale prodotto parliamo. Per esempio, se sono, non so, panerai, probabilmente dell'e-commerce me ne frega poco. Però se sono appunto una normale azienda che può essere di abbigliamento o di agroalimentare, ma anche del settore dell'arredo, se il mio prodotto è un prodotto che è facilmente, diciamo, vendibile online, e facilmente vendibile online significa che sia un prodotto anche che quando la persona lo compra, se lo deve montare a casa, non gli serve un ingegnere per montarlo. Allora, in quel caso, sì. Oltre a questo, però, a livello retail, al di là del momento specifico, diciamo, potremmo dire il momento storico in cui tutto è bloccato, e Singapore sta soffrendo tantissimo. Perché? Perché Singapore in un periodo, in un anno normale, arriva ad avere oltre 12-13 milioni di arrivi all'anno. Ovviamente una buona parte di questi arrivi è per motivi di business, però Singapore è una meta dello shopping, una meta regionale, quindi dagli altri paesi del sud-est asiatico, in un periodo normale, non Covid, tantissime persone nel weekend vengono qui a fare shopping. Tutto questo adesso si è bloccato e quindi automaticamente il retail sta risentendo moltissimo. Però non ci sarà un normale ritorno a quella, diciamo, a quella tipologia di mercato, a quella tipologia di cliente. Inoltre, una cosa che già da alcuni anni noi registravamo qua su Singapore era che, per esempio, i distributori della moda difficilmente andavano a prendere nuovi marchi, ma molto molto difficilmente. Quindi direi che a livello retail attualmente, diciamo nel post-Covid adesso, se un'azienda è interessata a sviluppare a livello retail, in realtà l'unica opzione è quella di andare in diretta. Però andare in diretta a Singapore è un'opzione molto molto costosa, perché è vero che di mall ce ne sono tanti, poi è anche vero che il posizionamento in tutto il mondo sicuramente è strategico, dove vado a inserire il mio negozio, però qui lo è veramente tantissimo, perché in una via come quella di Orchard Road, che è la via dello shopping, che a destra e a sinistra è piena di shopping mall, in realtà i numeri li posso fare solo, i numeri con un prodotto italiano li posso fare solo all'interno di alcuni shopping mall. E quindi ed è comunque una clientela, un po' perché è una clientela molto, cioè c'è un melting pot molto forte già in città. In più c'è un incoming, come dicevo, di turisti un po' da tutto il sud-est asiatico, ma anche dalla Cina, in realtà, e probabilmente lo sarà anche di più in futuro, vista la situazione di Hong Kong, che comunque hanno gusti diversi. Quindi io ho un mercato segmentato con gusti anche magari abbastanza diversi. È molto difficile affrontare il mercato retail se non ho un brand forte, ma anche un budget importante per fare una determinata campagna, diciamo, di marketing, e soprattutto per posizionarmi all'interno di quei mall che poi mi permettono di avere determinati numeri di traffico di persone che possono poi ovviamente permettersi il mio prodotto. Quindi è una, andare su retail a Singapore oggi è una scelta strategica che comporta, che richiede soprattutto un forte budget, oltre ovviamente una forte conoscenza del mercato. Quindi è anche importante andare proprio a creare un team
di persone che già sono qui da parecchi anni, che già lavorano nelle tele da parecchi anni e che conoscono molto bene quello che può essere il mondo delle tele a Singapore. Quindi non è un settore così scontato. Quindi, come dicevo, l'e-commerce è sicuramente un'ottima opzione e forse il futuro per molti prodotti, per altri continua ad esserci l'esigenza di avere anche un retail. Singapore è un'ottima vetrina per poi espandersi anche nei paesi vicini, però l'investimento iniziale è molto importante, se volete fare qualcosa di serio. Fare il mezzo passo a Singapore significa probabilmente bruciare il marchio e poi è anche più difficile trovare alternative in futuro, come per esempio un distributore. Però, come dicevo, i distributori già da molto tempo, noi vediamo, non sono così propensi a aprire, diciamo, ad ampliare il loro listino di marchio. Bene, grazie Giacomo per questo approfondimento. Abbiamo le ultime due domande, vediamo se riusciamo a rispondere anche a queste. Noi, informazioni sul progetto per i prodotti cosmetici. Allora, noi abbiamo avuto diverse segnalazioni da parte di piattaforme e-commerce, con cui ce la vogliamo, ma anche altri, sulle opportunità nel settore della cosmetica. Questo perché? Perché comunque vi è stato un aumento delle richieste e, come vi ho fatto vedere dai dati di prima, anche un trend a cercare nuovi marchi, quindi marchi alternativi ai soliti. Ovviamente è un mercato competitivo, già lo era prima perché comunque abbiamo prodotti, per esempio, coreani, abbiamo prodotti giapponesi che comunque sono molto conosciuti qui. Quindi l'Italia già trovava sicuramente dei competitor. Ora probabilmente abbiamo anche un altro aspetto, che in una situazione Covid come questa, con gli aeroporti chiusi, tutti i grossi duty free degli aeroporti probabilmente potrebbero spostare parte delle vendite anche sui canali online. Per esempio, qui all'aeroporto di Singapore sta sviluppando particolarmente la piattaforma online di vendita, e quindi anche questo potrebbe portare, magari in quel caso, la competizione di marchi già famosi però ad un prezzo scontato, e quindi restringere un po', diciamo, il campo di azione. Però in generale l'Italia è ben conosciuta nella parte di cosmetica. Sappiamo tutti che possiamo avere sia i prodotti costosi anche perché con marchi importanti, però abbiamo anche un sacco di altre aziende magari con marchio meno famoso e quindi con un prezzo più competitivo, però con la solita qualità italiana. E su questo è dove anche noi stiamo puntando, perché appunto, oltre ad aver percepito questa opportunità, ci è stata direttamente segnalata anche da parte delle stesse piattaforme e-commerce. Quindi, se siete interessati, magari poi anche con l'aiuto di Promos magari ci possiamo sentire. Certo, senz'altro, grazie Giacomo. Ultima domanda, ci chiedono se è possibile metterti sulle piattaforme senza registrare il marchio. Sì, è possibile. Noi la registrazione che facciamo è semplicemente la registrazione all'interno della piattaforma per registrare il prodotto, per evitare, per esempio, che poi vi sia un'importazione parallela, per esempio, dal vostro marchio. Però per quanto riguarda la registrazione vera e propria del marchio su Singapore, quello non c'è problema. Non vedo per ora altre domande. Poi, no, ovviamente, infatti, sono sempre disponibili ad approfondire con un'altra call, non c'è nessun problema. Certo, a proposito di approfondimenti, io ne approfitto per ricordarvi questo servizio che ho anticipato in apertura, DigitExpert, nel senso che anche Giacomo Maraviso fa parte del nostro pool di esperti all'interno di questo portale, per cui voi potete richiedere un appuntamento gratuito della durata di circa 30 minuti, un appuntamento online naturalmente, con Giacomo, andando a selezionare, allora l'accesso al portale è qui, comunque poi ve lo manderò via mail, potete selezionare il profilo di Giacomo Maraviso e selezionare lo slot che lui ha messo a disposizione. Ci sono degli slot che ci ha già
dato come disponibilità, andate a selezionare, lui è nostro esperto in ambito di digital marketing, di e-commerce, di aspetti legali, con ovviamente anche una competenza geografica sull'area del sud-est asiatico. Poi correggimi, Giacomo, o se vuoi aggiungere qualcosa. Mi sembra questo un ottimo strumento per andare a approfondire le tematiche di oggi, per cui se ci sono altre questioni No, magari una legate al cosa, futuro. ovviamente una buona parte della strategia e-commerce, diciamo della vittoria o meno sul settore e-commerce, è relativa alla logistica, quindi qualsiasi altra informazione relativa alla logistica con Business Engineering Asia possiamo tranquillamente organizzare una call se le aziende avessero necessità di capire meglio questo aspetto per Singapore, ma anche per altri mercati dove Business Engineering Asia già opera. Perfetto, grazie, grazie per la disponibilità. Faccio un rapido check per verificare se per caso ci sono altre domande, ma non mi sembra. No, interessante, ok, grazie. Qua chiaramente arrivano anche dei ringraziamenti. Io ringrazio invece il nostro pubblico, ringrazio Giacomo Manavisio per questo suo intervento che. Insomma, abbiamo scelto questo formato breve, ma comunque nell'ambito del quale si è riuscito a dare sicuramente delle informazioni rilevanti e degli input interessanti per le nostre imprese. E anche grazie a Mr. Sudev, che non so se vuole ancora riapparire per dei saluti. Naturalmente noi ci vediamo poi nell'ambito dei prossimi appuntamenti. Vi segnalo in particolare appunto questo, dove poi parleremo di questo strumento di DigitExpert, ma in realtà parleremo anche con un nostro esperto che vi porterà anche delle case history, vi farà capire anche come abbiamo aiutato delle imprese in ambito di DigitExport. A questo punto io saluto tutti e chiudiamo la trasmissione. Grazie. Riceverete il materiale via mail e anche la registrazione di questo webinar. Grazie Giacomo. Thank you, Mr. Sudev. Grazie, grazie. Thank you, Mr. Sudev. Thank you. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Bye bye. Bye bye, thank you.